Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video, nuovo appuntamento con la modalità carriera allenatore su FIFA 14 e la settima puntata. Nella puntata precedente avete visto il derby Roma-Lazio, vinto dai giallorossi, ovvero da noi, per 3-1 con le reti del capitano Totti al 12esimo, il raddoppio di Ibrahimovic al 19esimo, il 3-0 firmato da Ljajic al 34esimo e poi il gol della bandiera al termine della prima frazione di gara della Lazio con Lulic. Lazio che ha avuto le sue occasioni, ne ha sciupate diverse. Roma che però ha anche risposto bene, ha colpito una traversa anche nella ripresa con Ibrahimovic. E dunque un derby molto divertente, derby, ripeto, vinto da noi, che dunque torniamo a vincere. Non l'ho detto nel corso dello scorso video, ma è la prima vittoria allo Stadio Olimpico per la Roma in questa stagione. E dunque, come potete vedere dalla classifica, Roma che adesso rientra anche in zona Europa dopo i due pareggi con Verona e Parma, rientra in zona Europa 8 punti, meno 1 sulla Lazio che si è fermata appunto nel derby, è rimasta a 9. E allora in testa alla classifica momentaneamente c'è il Milan con 12 punti, Milan a punteggio pieno. In coda invece troviamo il Toro, la Sampdoria e l'Hellas Verona. E dunque, prossimo avversario della Roma che sarà la Sampdoria. Andiamo a vedere se ce li fanno vedere anche tutti i risultati della quarta giornata di Serie A. E dunque, andiamo. Eccoci qua. Ok, allora Milan-Napoli 2-0. E dunque, grazie appunto a questa vittoria, il Milan è in testa alla classifica. Anticipo della quarta giornata, quello della Milan. Poi Atalanta-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-1, Cagliari-Sampdoria 0-0, Catania-Parma 0-0, Chievo-Udinese 0-1, Genoa-Livorno 3-1, Juventus-Verona 5-0, Roma-Lazio 3-1 e sì, per chiudere Sassuolo-Inter 1-2. E allora cominciamo ad avanzare con il calendario per arrivare proprio alla gara contro la Sampdoria, gara infrasettimanale, dunque ci sarà moltissimo turnover contro i blu cerchiati al Ferraris. E dunque arriviamo al giorno della partita, mercoledì 25 settembre. E ragazzi, alcune squadre hanno già giocato e allora andiamo a giocare la nostra partita. Allora, signore e signori, bentrovati dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria-Roma, il turno infrasettimanale per la quinta giornata di campionato. La Roma, vittoriosa per la 3-1 nella derby, viene ospitata dunque
Marassi da una Sampdoria che abbiamo visto non è partita né tanto bene né tanto male in questo campionato e dunque è una squadra che comunque può essere pericolosa perché di per sé la Samp ha sempre messo in difficoltà soprattutto in questo stadio i giallorossi e dunque ovviamente dovremmo essere maggiormente concentrati anche perché arriviamo a questa sfida con moltissimo turnover ovviamente per le assenze principalmente di Totti e Jordi Alba che riposano, ovviamente infatti capitano De Rossi verrà alla Roma, che riposano dicevo dopo il derby, Totti tra l'altro le ha giocate tutte mi sembra. Intanto questa è la momentanea classifica che vi ho fatto vedere poco fa, ma l'Inter ha già giocato, allora sono andati in campo con un 3-4-2-1 da Costa in porta, Palombo, Castaldello e Costa in difesa, Xolens, non so come si chiama, Kristisic. Pedro Bianco e Berardi a centrocampo, Eder e Barilla alle spalle di Gabbiadini. Allora risponde invece la Roma con un 4-2-3-1, De Sanctis in porta, Maicon, Benassia, David Luiz e Dodò in difesa, De Rossi, Strootman a centrocampo. E poi abbiamo Adem Ljajic, gol nel derby per lui, Pjanic e Cervinho alle spalle del solito Ibrahimovic, ormai insostituibile dopo il gol anche suo nella stracittadina. Allora si comincia con giallorossi in possesso di palla, azione che si sviluppa subito a destra con Maicon, pallone dentro per Pjanic, il cambio di gioco nella zona di Dodò, esordio per la Roma in maglia in completo rosso in questa stagione con la divisa classica della stagione 83. Intanto parte subito la Sampdoria con Gabbiadini, Dodò va su di lui, Gabbiadini le finte, Dodò gli tocca il pallone che va a recuperare David Luiz, che la tiene lì, poi torna da Dodò che deve tornare da Morgan De Sanctis, Sampdoria che pressa altissima in questa partenza, dunque Roma che deve subito allontanare un pallone, tenuto però in campo da Adem Ljajic, che si gira, Pjanic, una sponda elegante per De Rossi che può ricominciare per postare la manovra, va largo da Maicon, si va a vedere in avanti, Miralem Pjanic, il colpo di testa, almeno il tentativo di colpo di testa di Pjanic che però non la prende, e allora va recuperato da Barilla, poi Kristisic, pressato da Maicon. Solek tiene lì il pallone, poi Gabbiadini prova ad andare via, Gabbiadini, Benassia su di lui, l'apertura in area di rigore per Eder, c'è un grandissimo ritorno però di Dodò che allora può allontanare il pallone nella zona di Strootman, pallone che però arriva a Miralem Pjanic, sale in postiglia col movimento di Adem Ljajic che va in profondità, pallone per il serbo che prova subito ad attaccare l'area di rigore, c'entra ora Ljajic rientra sul destro e poi chiuso. L'ex Fiorentino sarà calcio d'angolo per la Roma, il primo della gara, va Miralem Pjanic dalla bandierina e crossa a cercare David Luiz, il colpo di testa da parte dell'ex centrale difensivo del Chelsea con il pallone che termina alto ma non di molto e dunque la Roma si affaccia dalle parti di Da Costa dopo 11 minuti, pronto a rinvio proprio il portiere della Samp, pallone lungo nella zona di Gabbiadini, salta però Benasia, poi Ljajic. Si va a vedere Ibrahimovic che però non riesce ad arrivare sul pallone, allora fallo laterale in favore dei padroni di casa con Costa. Pedro Biang la tiene lì, prestato da Ibrahimovic, rinvio di Pedro Biang, e Benassia però riesce a chiudere, allora Pjanic deve aspettare un compagno di marchio, sempre Strootman che però è mancino, non può calciare, la però recuperata la Sampdoria con Pedro Biang, corre Strootman che recupera immediatamente il pallone, poi Berardi prestato da De Rossi in pressing su Berardi, alla fine se la cava, Pedro Biang, Barilla, Maicon su di lui, recupera palla la Roma, De Rossi in mezzo per Pjanic che può subito mandare Cervinho che era scattato inizialmente, poi si era fermato, allora lancio anche impreciso di Pjanic, ha avuto un po' di fretta per evitare che Cervinho finisse in fuorigioco. Allora Kristisic, David Luiz si fa saltare, apertura a destra per Solek, Trostit Solek, Benasia, Pjanic però la perde, allora Pedro Biang, linea di rigore. Largo a sinistra dove c'è Berardi, su di lui Ljajic, non è finita, Pedro Biang, ancora Sampdoria. Il cross di Barilla, secondo palo è solo Berardi, esce De Sanctis, gli dice di rialzarsi il direttore di gara che lascia giocare, meno male perché qui è stato un grandissimo rischio per la retroguardia giallorossa, De Rossi largo per Maicon, però a ripartire la Roma, Berardi però porta via palla a Maicon, non è partita benissimo la squadra di Marconi. E allora Gabbiadini, David Luiz di fisico, gli porta quel pallone, tutto regolare, riparte David Luiz che se ne va, ancora il brasiliano, in percussione, si fa vedere lì vicino Ljajic, Ljajic, Berardi, poi ancora David Luiz, praticamente un'ala in questo momento, conquista un... No, non è calcio d'angolo, l'ha rimessa dal fondo per la Sampdoria, sembrava angolo in diretta. E allora, sempre 0-0 dopo 24 minuti, qui allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sampdoria e Roma. Solek,
portapalla, lancio però intercettato da Dodò, il rilancio del difensore brasiliano che trova Cervinho, Cervinho, la sua velocità, punta al centro, entra di rigore, Cervinho ancora trattenuto, Cervinho non dice nulla il direttore di gara, e lascia giocare Gabbiadini su di lui, David Luiz, forse anche con un fallo, alla fine vantaggio che non si concretizza, calcio di punizione a favore della Sampdoria, va a battere Castaldello, ora il lancio di Castaldello in area di rigore, De Rossi, qui non ci pensa su e rilancia, ma non è per Ibrahimovic, prova ad andare via e sale lo svedese, se ne va su per Zlatan Ibrahimovic, non lo ferma più nessuno, entra in area Ibra che però è solo, Ibra cerca comunque il cross, arriva dall'altra parte Maicon, poi l'hai messo fuori, poi Ljajic la riconquista al limite, attenzione a De Rossi, De Rossi vanno che rimane lì, alla fine Kristisic riesce ad allontanare, ha avuto un'occasione nel derby Maicon per il possibile 4-1, l'ha sciupata davanti a Marchetti, devo dire però bravissimo il portiere del Lazio in quella circostanza a parare, ma adesso pensiamo a questa partita, nel rigore il cross con David Luiz che la mette in calcio d'angolo, partita bella anche perché la Sampdoria continua a partire in contropiede, tantissimi capovolgimenti di fronte qui al Ferraris, dunque non c'è una squadra in particolare che domini la gara, ma non è gestito da Costa. Poi Kristisic, su di lui Ljajic, ruba un pallone importante, Ljajic riesce a ripartire, si fa vedere Ibrahimovic, pallone per lo svedese che la deve difendere, riesce a metterla dentro per De Rossi che si stava inserendo, non arriva però sul pallone, allora Palombo, ancora giro palla dei padroni di casa con Zolek, Berardi, si gira David Luiz, poi Dodò con il tacco per Strootman, attenzione a Pjanic che si gira, manda Ibrahimovic che parte in velocità, prova con il fisico, non riesce a spostare l'avversario, allora Costa. Ancora giro palla dei blu cerchiati, viene Costa, Costa pressata, alla fine torna da Eder, Eder pallone in mezzo per Pedro Biang, sono anche lui, Pedro Biang, un po' di campo per lui, allora può avanzare, Cristi vicino avanti, Gabbiadini anticipato da Dodò, che è velocissimo, riesce a tornare su Gabbiadini che però era un po' solo, per i miei centrali non c'erano i due centrali della Roma, che adesso usufruisce di una rimessa laterale con De Rossi, si va a vedere Maicon, pallone lì per Pjanic, Pjanic pressato, torna da Benasia, Benasia che nella realtà ha segnato il suo primo gol in maglia giallorossa proprio qui a Genova contro la Sampdoria, Dodò in avanti per Cervinho, anche lui primo gol in maglia giallorossa proprio qui contro la Sampdoria, speriamo bene per stasera, David Luiz con le mani all'indietro per Dodò, a vedere Pjanic che va a ricevere all'indietro per Strootman, poi De Rossi in mezzo al campo, De Rossi qui si fa ingenuamente portare via palla, attenzione al controllo della Sampdoria che riparte con Barilla che sbaglia tutto per nostra fortuna e allora si ricomincia da De Santis, qui De Rossi aveva perso un bruttissimo pallone a centrocampo ma fortunatamente ha recuperato Maicon, Cervinho, Cervinho il lancio per Pjanic che si inserisce, Castaldello di testa la mette giù, Zolek ancora Zolek, su di lui Dodò, Zolek temporeggia Dodò che non vuole farsi saltare, Zolek tiene palla, salta alla fine il brasiliano, se ne va ancora il centrocampista della Sampa, poi Cervinho allontana, non arriva però nessuno sul pallone, rimessa laterale per la Sampdoria quando è praticamente finito penso il recupero, quindi ha morito intanto Cervinho, rivedremo il contatto, vediamo un po', sì, una carica di Cervinho sul Castaldello credo. Comunque Palombo batte la rimessa laterale dentro per Kristisic, pressato da Strootman, ma finisce il primo tempo, Sampdoria 0, Roma 0 al Ferraris, primo tempo abbastanza divertente, le occasioni ci sono state, più pericolose se dobbiamo essere obiettivi la Sampdoria, Roma che ha avuto sì le sue occasioni ma sicuramente dovranno essere di più per impensierire da Costa e allora vediamo intanto gli altri risultati con il Napoli ovviamente che batte il Sassuolo, la Lazio pareggia in casa con il Catania, comunque tutte partite che si stanno giocando in questo momento. Io direi di inserire Gianluca Caprari che abbiamo convocato proprio al posto di Cervinho, Cervinho che non ha dato troppo fastidio agli avversari in questa partita devo dire, e poi è anche ammonito, quindi mettiamo al suo posto Caprari che fa l'esordio in questa stagione con la maglia della Roma. Lui in cui ho tantissima fiducia, come vi ho detto già all'inizio della carriera. Allora, dentro Gianluca Caprari con la maglia numero 14, fuori Cervinho. Roma che ovviamente dovrà passare in vantaggio nel secondo tempo per continuare sulla striscia positiva del derby.
Roma che finora ha collezionato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro. Non ha mai perso. Speriamo di non portarci male stasera. Dunque, rimessa laterale per la Sampdoria che va a battere Berardi. Berardi corto, lì ci aveva capito tutto, ma Pedro Bianchi riesce comunque a fare la sua. Poi Barilla la gira, Gabbiadini, un po' solo, David Luiz dorme, Gabbiadini, un rincorre David Luiz, poi Kristisic, passa il pallone per Gabbiadini, la conclusione De Santi, strepitoso, e poi De Rossi per Ibra, vediamo se qui si riesce a ripartire. Ibra non trova Liaic, allora Berardi in avanti per Pedro Biang, o Biang nello spazio, dorme un po' qui Benasia, Barilla si gira, Barilla ancora, la conclusione è ancora De Santis, palla in calcio d'angolo, la Sampdoria si è svegliata tutta insieme nel secondo tempo. 50-14 sul cronometro, il cross di Zolek, colpo di testa e sulla linea Dodò, non ci sarebbe arrivato De Santis. Roma che rischia tantissimo in questo inizio di ripresa, riparte Ibrahimovic che va sulla fascia, se ne va ancora Zlatan Ibrahimovic, l'ex attaccante del Paris Saint Germain, spinge tantissimo, vuole il fondo Ibra e poi conquista una rimessa laterale importante in zona d'attacco, non c'è però nessuno che si vede, si avvicina Caprari, si avvicina anche Strootman, il pallone per l'olandese Strootman, il cross verso De Rossi, go! De Rossi, la Roma in vantaggio al nono minuto del secondo tempo, Sampdoria 0, Roma 1, DDR porta in vantaggio i giallorossi che stavano soffrendo tantissimo in questo inizio di secondo tempo, ma come dice il proverbio, gol mangiato, gol subito, c'è stato dall'altra parte un salvataggio sulla linea clamoroso di Dodò. E poi il contropiede, la Roma ha purgato con Daniele Rossi, oggi capitano, per l'assenza, ricordiamo, di Francesco Totti, turnover per il capitano, che oggi riposa, speriamo non ci sia bisogno di inserirlo. Comunque, fallo su Strootman da parte di Pedro Bianco, allora calcio in munizione per la Roma, adesso ovviamente è tutta un'altra partita, perché Roma può anche un po' rifiatare, ed è anche più tranquilla dopo il vantaggio. Dodò, all'inverno per David Luiz, non perdiamo questi palloni, è successo molte volte in questa stagione, David Luiz però lo riconquista subito. La largo da Maicon, che sale prontamente, ancora il brasiliano. La tiene lì Maicon, Berardi però gliela porta via, attenzione al contropiede della Samp, David Luiz, sempre lui. Poi torna da De Santis, che deve uscire dalla rigore. C'è lì Benasia, servito. La tiene il marocchino. Da David Luiz, Maicon, giro palla dei giocatori della Roma. E fischi dei tifosi della Samp. Ma Pjanic cerca e trova Ibra, che la tiene lì Ibra. Poi cerca un po' in avanti la sponda di Caprari per Strootman. Ancora Strootman. Non la perde. Pjanic al limite. De Rossi a un buon destro. De Rossi la conclusione. Ribattuta. De Rossi ancora si inserisce. Alla fine fallo proprio di Daniele. De Rossi che aveva provocato il gol, il vantaggio della Roma nel derby. Con la conclusione che era stata respinta da Marchetti ed era diventata buona proprio per il capitano. E oggi invece ha proprio segnato il gol che ci sta tenendo in vantaggio. Cambio nella Sampdoria, fuori Kristisic, dentro Maresca. Allora rinvio a cercare Gabbiadini, David Luiz la prende tutte. Pedro Biang, Maresca, all'indietro ancora per Obiang. De Rossi su di lui, pallone in avanti per Zolek, che riesce a farlo passare per Gabbiadini, ma all'indietro c'è uno che non si supera. Sto parlando di David Luiz, che qui però deve concedere l'angolo perché viene caricato da dietro da un giocatore della Sampdoria. Allora Zolek a battere il corner in area di rigore, colpo di testa alto, mamma mia, ci sarà ancora calcio d'angolo. Barilla questa volta dalla bandierina con il sinistro ad uscire, il cross di Barilla, Pjanic la mette fuori verso Ibrahimovic, Ibra deve tenere palla, deve far salire la squadra ma non ci riesce. Poi Benasia ha saltato, David Luiz pure, incredibile, attenzione Ibrahimovic, proprio lui a tornare. E allora Strootman allontana, verso Pjanic, di testa per Liaic, vediamo se c'è il contropiede, Adam Liaic, rientra, Liaic, può puntare la porta e Castaldello gliela porta via. Roma che perde troppi palloni qui. Berardi, Benasia la recupera. Devo dire partita molto divertente. E allora apertura per Caprari, Caprari ancora, rientra Caprari, ancora Gianluca Caprari, sul destro Caprari. E qui però ci poteva stare il calcio di punizione, poi Caprari rincorre l'avversario, prova a rubar palla, attenzione per il controllo della Samp, Gabbiadini, David Luiz, sempre lui, poi Zolek, attenzione, Zolek, Eder, pallone per Gabbiadini, Barilla, prestato da Maicon, Barilla, il cross, Benasia, non è finita però, Zolek,
ancora il cross, Strootman di petto, è un assist per Barilla, che però se la porta fuori, allora cambia ancora la Sampdoria dentro Sansone al posto di Eder. C'è anche qualche cambio nella Roma, direi, perché il tempo passa, i giocatori sono ovviamente stanchissimi. E io direi di inserire anche Michael Bradley al posto di Strootman, lasciamo De Rossi che ci sta tenendo in vantaggio, e poi serve fluidità lì davanti, direi di far entrare il solito e insostituibile Alessandro Florenzi al posto di un Adem Ljajic che è stato sicuramente molto più convincente rispetto al derby, un Ljajic che però allo stesso tempo deve ancora acquistare velocità, e quindi fuori Strootman e Ljajic, dentro Bradley e Florenzi della Roma. Cerchiamo ovviamente in questo quarto d'ora finale di mantenere il gol di vantaggio grazie proprio alla rete di De Rossi. Attenzione a breve Pjanic va ad andare via, non ci riesce, allora rilancio di Da Costa, proprio De Rossi, Bradley prova a tenerla lì, non ci riesce, Gabbiadini prestato De Rossi, qui si fa saltare però, attenzione Barilla cerca di servire lo spazio Sansone, Benasia, Sansone, pare che venga lì, attenzione, Berardi, la conclusione deviata, ci sarà un calcio d'angolo, credo. A meno che la deviazione non... No, fuori gioco, e tra l'altro il pallone era stato deviato da un giocatore della Sampdoria. E quindi, ci sarà ancora calcio di punizione per la Roma, intanto dentro Gentoloso, non so se la pronuncia sia giusta o no. Lorenzi, Pjanic, si va a vedere Caprari che ha scattato, pallone verso Caprari, attenzione, e non ci credo, qui c'era un rigore clamoroso, no vabbè, qui Da Costa aveva incredibilmente mancato il pallone, ma una papera di quelle che non si vedono tutti i giorni. Caprari stava andando diretto per segnare questo gol e sai, non credo si sia buttato, non avrebbe avuto proprio motivo di buttarsi in quel caso, quindi calcio di rigore solare per la Roma che non viene però fischiato. Roma ovviamente con un 2-0, sempre il calcio di rigore sarebbe stato realizzato, attenzione però a Ibra, Florenzi la chiude, proprio lui che entra in campo e fa 2-0. Stavo dicendo che con un 2-0 la Roma sarebbe stata sicuramente più al sicuro, ma il 2-0 lo segna Alessandro Florenzi, freddissimo sull'assist di Ibra, che qui è generoso, non segna, preferisce non segnare il quarto gol in campionato, passa il pallone a Florenzi che segna, se non sbaglio, il primo, e se lo merita perché sta veramente giocando bene in questo inizio di stagione. Berardi prestato da Dodò, oggi difesa della Roma perfetta, devo dire. Solek, Costa, giropalla della Samp prestato da Ibra recupera il pallone, finalmente un Ibra al massimo. De Rossi la fa girare per Maicon, che si fa male, no vabbè, è il colmo, era tutto perfetto e Maicon ci si rompe esattamente a 2 minuti dalla fine. Qui ovviamente c'è fuori gioco di Ibra perché De Rossi cercava Maicon. Calcio di punizione per la Sampdoria, speriamo non sia nulla di grave per il brasiliano che è indispensabile per la Roma, soprattutto lì a destra. 4 di recupero, Maicon si è ripreso di testa, però serve Sabas a Benasia, gli porta via il pallone, Florenzi dorme un po' però. Ancora Sabas, ancora Florenzi su di lui. Sabas la tiene lì, riesce ad aprire nella zona di Barilla, sale la Samp in questo finale, almeno per cercare i gol che riaprirebbe la partita. Sabas il cross, Dodò, aveva dormito David Luiz, ancora il pallone dentro, la girata di Zolek, e De Santis c'è e rinvia dove non c'è nessuno però. Barilla adesso soffre un pochino la Roma in questo finale, Pjanic va a recuperare, la butta in fallo laterale, ancora Sampdoria, ovviamente sono 4 minuti di recupero che non finiscono più. Barilla con le mani all'indietro e vince la Roma 2-0 a Luigi Ferraris di Genova, seconda vittoria di fila per la Roma, terza in totale in questo campionato, dunque dopo 5 partite adesso 3 vittorie e 2 pareggi. La Roma dopo la vittoria nel derby sembra veramente rinata, e tra l'altro una cosa che non ho detto fino ad ora, ovvero fino al fischio finale per Scaramanzia,
Prima partita senza subire gol e quindi qualcosina funziona anche di più lì dietro. E dunque 2-0 importantissimo, ovviamente come ho già detto a Marassi, reti tutte nel secondo tempo di De Rossi e Florenzi, a segno dunque due centrocampisti. E queste sono le occasioni. La prima per la Roma con David Luiz, non ci ripropongono le iniziali della Sampdoria a cui dobbiamo fare veramente i complimenti, perché è una Sampdoria che ci ha fatto soffrire moltissimo. E grazie a un super De Sanctis, anche a un intervento preziosissimo sulla linea di Dodò, siamo restati sullo 0-0. E poi, grazie proprio a quei due, De Rossi e Florenzi, abbiamo vinto una partita importantissima. Allora, direi di avanzare con il calendario. Vediamo gli altri risultati: Bologna-Milan 1-2, Lazio-Catania 2-1, Livorno-Cagliari 2-2, Napoli-Sassuolo 2-0, Parma-Atalanta 1-3, Torino-Hellas Verona 1-1 e infine Udinese-Genoa 4-1. Ovviamente non sono gli altri tutti i risultati della giornata, perché ovviamente mancano per esempio Inter e Napoli. Sì, Inter, sì, anche il Napoli se non sbaglio, comunque anche la Juventus. E comunque allora, vediamo. Ah no, questa è vecchia. Colloquio i giocatori. Grazie mister. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe se De Rossi non è un titolare inamovibile. A questo punto non so chi lo possa essere. Comunque. A questo punto 2-0. Tra la felicità di tutta la rosa giallorossa, io direi di chiudere questo video arrivando alla partita contro il Bologna. E dunque avanziamo ancora con il calendario. Conferenza stampa, direi di farla. Direi di farla e di andare a motivare Ljajić, perché sì, ripeto, ha giocato meglio contro la Sampdoria, è un Ljajić però che non è ancora al massimo della condizione, e allora motiviamolo. Dunque, siamo arrivati alla partita contro il Bologna. Andiamo a vedere. Anche se l'Inter ha già giocato, quindi classifica ancora un po' sfalsata, andiamo a vedere la classifica momentanea. Eccola qui la classifica. Allora, sì, la Lazio anche ha già giocato, altrimenti la Roma sarebbe al terzo posto in classifica. Terzo posto che comunque può essere raggiunto battendo il Bologna allo Stadio Olimpico, una cosa ovviamente non impossibile, ma neanche tanto facile. Il Bologna è a 3 punti, è terz'ultima in classifica, per questo non è impossibile, ma sappiamo la legge delle piccole squadre, mai sottovalutarle. E allora ragazzi, io vi saluto, arrivederci al prossimo video, ci vediamo giovedì con Roma Bologna.